ospite degli studi di Cronaca 4, Marino Fiasella, presidente della provincia della Spezia. Presidente, iniziamo subito con una domanda, così ci togliamo il pensiero. La questione del rapporto sinistra, dopo il rimpasto di quest'estate, polemiche, ora che punto siamo? Ma è lunga questa trattativa. Credo che tutti dobbiamo fare un pezzettino. Io ho provato a fare un pezzetto, mettermi a disposizione per anche sacrificare qualcosa di ciò che per me era considerato ed è considerato un rimpasto irrinunciabile. Cioè l'operazione che ho fatto, mi metto a disposizione, disponibile a discutere un pezzo di questa cosa purché si ricomponga il quadro dell'Alleanza Sinistra, quindi considerando questa una priorità seconda rispetto alla prima. Per me la priorità vera era quella di rilanciare l'azione dell'amministrazione provinciale, aprendo anche ad apporti esterni. Qualcuno ha voluto leggerla, secondo me, in modo un po' viziato, in modo di parte, come una cosa, io non ho assolutamente fatto nessun riferimento, non ho chiesto nessun rappresentante a Confindustria. Qualcuno ha deciso così, di lavorare alla propria identità caratterizzando quella posizione contraria su questo fatto, ma è un fatto sbagliato. Quindi si ricomporrà questa cosa oppure lei è fiducioso? Ma io ho messo la mia disponibilità, so che c'è un lavoro importante fatto dal nuovo segretario, insomma, del Partito Democratico, che allora non c'era, quindi io condivido, dice lasciami lavorare, considero questa una priorità. Ciò vuol dire che non solo il sottoscritto, ma anche il Partito Democratico, c'è un limite oltre il quale naturalmente non si può andare. Non può, soprattutto non posso io, ma non può il Partito Democratico accettare un diktat di quel tipo lì, insomma, non è che il Partito Democratico può tornare indietro. Guardi, in quel caso lì, nel caso di accettasse una pregiudiziale di questo tipo, non solo farei fatica a riconoscermi nel Partito Democratico, vuol dire che la scelta politica che ho fatto di campo in quel partito dovrei rivederla, quindi non si tratta solo di una questione di carattere personale per principio, perché dico difendo un ruolo, un'autonomia che sta nel Presidente della Provincia che nomina i propri assessori, ma arriverebbe la scelta di fondo di carattere politico. Il Partito Democratico a livello nazionale non può, perché non è un partito di classe, è un partito che si propone come forza di governo, che mette insieme le esigenze della società, che prova a rispondere ai bisogni e naturalmente dialoga con tutti, soprattutto con gli industriali. Noi possiamo pensare di fare il partito un partitino che difende qualche categoria. Un partito che si candida a governare il paese, e così naturalmente deve essere anche nel territorio locale. Le istituzioni locali sono una proiezione, una competenza diversa sul territorio. E il territorio si governa naturalmente con una posizione, insomma, interclassista che guarda allo sviluppo della società, allo sviluppo del territorio, e lo fa con un'interlocuzione attiva, insomma, con il coinvolgimento di settori maggiori della società. Senta, a proposito del governo del territorio, il caso di questo momento è il caso di Bonanini. Il Parco delle Cinque Terre è un brand internazionale, una storia che ha portato sviluppo e ricchezza al nostro paese, però a quanto pare è un sistema di gestione molto discutibile. Qual è la sua opinione su questa storia? Guardi, la mia opinione è veramente c'è un dispiacere di carattere personale perché io appartengo a, non sono tra i pentiti, insomma, il fatto che ho una grande stima per il presidente del parco per ciò che ha realizzato e questo giudizio credo che sia, non si possa tornare indietro, è stata realizzata una grande cosa. Oggi lo sforzo di tutti deve essere per comprendere quale, come, in che modo, quali sono le cose che può fare ognuno perché questa storia possa continuare, a prescindere naturalmente diciamo, dal condottiero, da colui che l'ha portata lì. Di fatto, se Bonamici, a seguito delle cose, non è che sarà la magistratura ad accertare le sue responsabilità, quindi sarà chiamato, insomma, ad abbandonare la guida di questa cosa, l'impegno nostro fino in fondo deve essere per poter proseguire questa storia. Oggi ho parlato al telefono con il commissario del Ministero e mi ha chiesto di incontrarmi, probabilmente lo incontrerò domani. E cosa può fare la provincia appunto per No, io gli dico questo, imparare? guardi che sono 10 anni che quel modello lì viene raccontato al Ministero quando si fa la relazione annuale del Ministro, i ministri che sono cambiati, il Ministero come modello economico. L'ambizione è di aver raggiunto un obiettivo, che le aree protette non sono solo luoghi nei quali si finanziano degli interventi, ma che diventano motori di sviluppo di economia. Lì si è costruito un modello che non era stato costruito da nessun'altra parte in Italia, in nessun parco nazionale, questo mi ha confermato il commissario ministeriale, che su un posto non solo preservi la natura, ma preservi una roba che è più importante, la presenza della
quella roba di mantenimento della specie autoctona, coloro che sono lì, riuscire a mantenere in un territorio che sviluppa, un territorio in cui in 10 anni le case costano da 1000 euro al metro quadro a 10.000, mantenere la popolazione di lì, è una cosa che non è riuscito a fare nessuno. Il motivo per il quale, se noi abbiamo a Portofino, dicono che persone di Portofino non ce ne sono quasi più, e la deriva è facile che venga questa, diventa una sciccheria per ogni ricco di ogni dove acquisire una casa nelle Cinque Terre, e chiunque che ha bisogno, persone normali, come è stato possibile mantenerle lì? Facendogli credere facendo rinascere un grande senso di identità, di appartenenza, di orgoglio di essere delle Cinque Terre, cioè essere portati a testa alta all'onore del mondo, e poi capire che lì, attraverso il lavoro che dai ai figli, allora capisci che c'è un'economia della quale si sentono parte. Di fatto è questo modello qua che bisogna salvaguardare, per questo modello, per come è stato pensato, per come è stato attuato, c'è un po' l'intuizione di capire, dovremmo comunque, a prescindere da questa vicenda, essere grati in perpetuo abbonamento. Noi dobbiamo compiere quella fatica di riuscire a preservarlo e a farlo funzionare questo sistema. Ed è una scommessa grande, ma è la priorità a questo punto degli enti. Se lei mi chiede qual è la sua priorità, è questa. Quello che ho detto al commissario è: guardi, mi consideri a disposizione. Io ritengo che ogni cosa che c'è lì abbia un senso, abbia un pensiero giusto, un pensiero che ogni cosa che è stata fatta dall'asilo aziendale ci ha consentito di moltiplicare le nascite negli ultimi anni. Cioè, pensare che in un paese c'è un asilo nido con 38 bambini è un dato straordinario, che non pensavano neanche loro si potesse arrivare. Però, da quanto emerge dalle interpretazioni pubblicate sui giornali, c'era un sistema di gestione non proprio ortodosso, che erano così d'accordo. No? Questa è la cosa che fa più dispiacere, voglio dire che in qualche modo eravamo talmente accecati e orgogliosi di questo fatto, che tutto funzionava, che tutto era parte così significativa del nostro sistema, insomma, dell'economia provinciale, che non si guardava con la stessa attenzione alle modalità con le quali la cosa veniva gestita, insomma, e purtroppo alla lunga se si deroga un po' alle regole democratiche ci si trova davanti a questa cosa, quindi il pezzetto di responsabilità che abbiamo tutti è questo. Dall'altro però, quindi non dobbiamo conservare questo perché è un pezzo dell'economia provinciale, anche questo, dobbiamo conservare questo perché è un modello di sviluppo sostenibile, un modello di economia costruita sul territorio, radicata lì, in quel senso lì era un modello e deve continuare ad essere un motivo d'orgoglio per tutto il sistema, per tutto il territorio provinciale, per tutta la comunità che orgogliosamente si rappresentava. Io sono rimasto turbato perché la scorsa settimana era accaduto per la prima volta, insomma da anni, non solo io, credo ognuno di noi, quando andavamo fuori ci chiede dove è la Spezia, si diceva le Cinque Terre, capivano immediatamente in ogni parte del mondo. La scorsa settimana sono stato come provincia, sono protagonisti, invitati in un dibattito a Bruxelles durante gli Open Day, e quando un giornalista francese mi ha intervistato, la Spezia dov'è? Dice la prima domanda, dica dov'è? E io ho detto fra Genova e Pisa, insomma, ho semplificato. Poi sono stato triste da solo ripensando, sono talmente colpito da questa cosa che mi ha fatto talmente star male che Presidente, lei ha parlato di Bruxelles. Ultimamente lei e la provincia avete avuto un grande attivismo nei confronti dell'estero, scambio delle nazioni. Qual è il motivo di questa attività? Lo sviluppo del nostro territorio e aprire nuove strade, nuove relazioni? Ma io sono convinto che ci sia una dimensione di carattere culturale, cioè dall'Europa non si possa prescindere. I fatti che sono accaduti nel mondo, anzi di recente, nell'ultimo anno, hanno mostrato che anche l'Europa è addirittura una dimensione piccola, se pensiamo, insomma, dentro questo che è accaduto, quando un sistema finanziario riesce ad aggredire e mettere in difficoltà una nazione, è accaduto la Grecia, ma ci sono tante nazioni che sono ancora in condizioni di pericolo, o la dimensione nella quale il sistema di protezione deve essere almeno quello europeo. Noi siamo riusciti a salvarci perché siamo fortunatamente, avendo chiesto a loro in origine quel sacrificio agli italiani che fece Prodi, dicendo faccio pagare una tassa per l'euro, poi ve la restituisci, ha mantenuto l'impegno e la restituiti, però ha coinvolto il paese in una vicenda che il tempo, i fatti successivi hanno dimostrato che è stata importantissima per noi. Ma dicevo, dentro questa cosa, l'Europa che per essere solita ha bisogno di coinvolgere le comunità. Oggi viviamo una condizione nella quale, nonostante la cosa, insomma, questa premessa sulla condizione finanziaria e l'importanza dell'euro per noi, anche tanti, se si facessero un referendum in molti paesi d'Europa si fa fatica
far vincere il fronte degli europeisti convinti. E questo perché? Perché bisogna trasferire questo senso dell'Europa alle comunità locali, alla dimensione territoriale, bisogna che le comunità valutino questo fatto. Io ho fatto una grande manifestazione quest'estate, insomma, con convinzione in Palmaria sull'ambiente futuro, insomma, sullo sviluppo sostenibile, facendo comprendere questo fatto, ed è venuto in Palmaria, oltre a molte comunità del Mediterraneo, francesi, spagnoli, ma anche 19 province italiane che hanno sottoscritto qua in Palmaria il patto dei sindaci. Allora, prima di quell'evento, le province italiane che avevano sottoscritto il patto dei sindaci erano 17. In Palmaria in un momento solo ne abbiamo, fra cui la provincia della Spezia, che è stata una delle prime, l'abbiamo aggiunto altre 19, in più l'impegno di altre comunità del Mediterraneo. E questa è la cosa che esemplifica il ruolo, perché una comunità va a Bruxelles, perché vive la dimensione europea, se non ce ne fosse altro, almeno per questo. Io sono convinto che lo sviluppo possa essere solo sostenibile, che le comunità per la sopravvivenza del paese devono assumersi degli impegni, che questi impegni poi vanno calati, interpretati anche dai comportamenti quotidiani delle persone. Il protocollo di Kyoto, già 97, passano gli anni, la conferenza di Rio, dice ormai sono passati 20 anni, dove nonostante la sigla convinta di qualche capo di Stato, qualcuno non lo faceva, non l'ha fatto, ricordi per l'America di Bush che non ha mai voluto sottoscrivere il protocollo, nonostante questo si rimaneva sempre indietro. Oggi l'Europa ha inventato un anno fa il patto dei sindaci, è stato Pedro Balestrero a questo punto, dice perché questi stessi obiettivi della riduzione del 20% di CO2 al 2020 non rendiamo protagonisti gli enti locali, perché non vengono i sindaci a firmare il patto? Da quel momento lì si è ribaltato il tema, l'Italia che non riesce ad assumere gli impegni a livello nazionale è protagonista, perché nei 1800, 1700, 1800 comuni europei quasi 800 ad oggi sono italiani, e sono italiani soprattutto grazie al ruolo intermedio delle province, quindi le comunità. Questo progetto vuol dire, vorrei che nel mio territorio fossero tutti consapevoli che per raggiungere quei 90 milioni di riduzione di tonnellate di CO2 e l'impegno dell'Italia al 2020, bisogna che ognuno faccia la propria parte, che faccia qualche azione che riduca quel chilogrammo in un mese, e quindi moltiplicare i chili per le persone. Non si raggiunge astrattamente quel risultato se non c'è un comportamento virtuoso. Essere Europa vuol dire anche questo. Che cosa è il vantaggio che diamo noi all'Europa? Che aiutiamo a costruire una consapevolezza europea nei cittadini, l'abbiamo fatto tutto l'anno. Se vi ricordate, se osservate il palazzo della provincia, è fasciato da, che non è una pazzia nella voglia di mettere un abito nuovo, ma di comunicare questo fatto a provincia della Spezia, provincia dell'Europa, vuol dire questo, che la dimensione che offriamo ai cittadini per il proprio sviluppo, lo facciamo soprattutto nelle scuole, è questa. La mia ambizione è che i giovani che saranno costretti nella dimensione globale, nel mercato globale, ad andare a cercare lavoro dov'è, non partano da qua con una valigia di cartone come i migranti degli anni 50, del primo dopoguerra, o addirittura quelli del primo Novecento che sono andati in America, ma che vadano con l'orgoglio, con la dignità, il senso di appartenenza a un posto, che una comunità locale che gli ha saputo dare un orgoglio di essere di questa comunità, un'istruzione, un senso di appartenenza. Vadano a giocare la sfida sul territorio nel quale sono chiamati a prescindere da una scelta nostra. Oggi dico, ma è vero che c'è poco lavoro, ce n'è poco da altre parti, bisogna che tornino qua, poi fatto un'esperienza esterna, allora sarà una ricchezza per il territorio, quando avranno vissuto un'esperienza, quindi avranno offerto la ragione di questo territorio a una dimensione più grande, l'avranno sentito parte e torneranno con un'esperienza da raccontare, da mettere a sistema, in quel punto sarà patrimonio per la nostra comunità. A questo proposito, prendiamo ancora un po' di tempo, magari faremo forse un paio di video, perché siamo...